Cioè, ma ti pare che io vada a rubare i player degli altri team? Ma ti pare? Cioè, sì, esatto. Cioè, ti pare? Ma smettete di avere questa tosse strana? Fra, gira l'influenza. Usciamo insieme per parlare di lavoro. Ce la siamo presa tutte e due. Ci siamo attaccati, sì, esatto. È così. Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi finalmente mi vendicherò di quello scarzone di Luke Shikogujin. Ovvero farò il provino al suo pupillo e cercherò di rubargli SJ Shane. Ma la cosa più divertente è che lui non sa niente. L'ho invitato con la scusa di mostrarmi la potenza del suo team. Quindi probabilmente durante il video lui farà il figo dicendo: hai visto Diego quanto è forte Shane, quanto è forte il mio team? Per poi pugnalarlo alla fine e dirgli la verità, ovvero che quello era un provino vero e che Shane è entrato negli ex. Voglio vedere come reagirà, io penso male. Detto ciò, mi raccomando, codice creatore Diego_abusivo nello shop, taggatemi su Instagram, è importantissimo, il link è in descrizione, perché ogni giorno prenderò uno di voi che mi ha taggato su Instagram, ci giocherò insieme e gli farò il provino. Quindi importantissimo, taggatemi su Instagram, il link è in descrizione, e fatemi sapere nei commenti secondo voi come reagirà Luke. Senza barare però, scrivete adesso prima di vedere il video. Ok ragazzi, ci siamo. Stiamo per osservare Shane, il player di Luke. Cosa ne pensi del cosa ne pensi del tuo player, Luke? Che è il più forte sulla scena, e ora te lo dimostro. Ed è il più forte sulla scena del di Fortnite o del team? Di tutti? Tutta la community. Comunque c'è qualcuno, Shane? Hai visto qualcuno? No, non mi ma pure te scendi in questi posti. Ma perché ti sei fatto? Bro, Shane, che cos'è questa cosa? È il posto di Luke. Certo, ormai perché è il miglior posto. No, no, questo è un posto orrendo. Non va ma bene. Non è vero. Sì, ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Siepi. A me fa schifo. Non ha senso questo posto. Il posto di Luke è proprio il posto per i nabbi. Ma ci siamo, facciamo finta che sia un provino, va bene, Luke? Okay, facciamo finta, faccio le domande da provino. Okay. Facciamo la domanda da provino. Allora, facciamo finta, sì. Però okay, non è un provino. No, no, facciamo. Oh, è finta, ho detto finta prima. Ok, ok, ok. Allora, da quale season giochi, Shane? Allora, ho giocato alla 1 da PlayStation e dopo ho smesso e ho riniziato nella 3 da PC. Ok, quindi sei, diciamo, un OG. Sì, ti puoi definire OG ormai. Terza season. Ti ricordi il doppio pompa? Mamma mia, che spettacolo sì, che era. Mi ero settato tutti i tasti appositi io sulla tastiera. Con le mani, no, con i tasti, con le dita, no, le dita veloci. Fra le io ho le dita veloci. Luke, ma sono già in 35. 34 nemici, non ha fatto neanche una kill. Spero sì, bro. Ma scendi a Siepi. Sì, è sceso a Siepi. Non è sfortuna, nessuno. Non si chiama sfortuna, si chiama Siepi. Dai, okay, lo so che te, Luke, scendi là perché non c'è mai nessuno. Ma cosa? Non è vero, trovo sempre nemici. Brava, perché hai simulato i movimenti di Luke? Cioè, addosso al camion così? Perché ma è una mossa strategica che ti ha insegnato. Stesso, ah, dice Leni, ah, ok, no, no, ho visto Luke. Ma che, non sto cap... ma che... ah, come? No, no, movimenti belli, bro, cioè, velocissimi. Mai visto una cosa del genere? Complimenti, Luke. Grazie, ti ringrazio. Ma hanno aperto il vault? Sì, hanno aperto, l'hanno appena aperto. Vai. È il tuo momento, è il tuo momento. Oh, attenzione, no, vediamo, ma stai zitto, devo farlo io la telecronaca. Oddio, con la mitraglione, questa è l'arma di preferita di Luke. Spamma. Attenzione, puoi farcela. No, 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 bro, bro, no, no, Non devi morirmi così, Facci vedere la forza degli dei... va bene. Di quel team. Degli SJ. Guarda questo! Bro, devi fuggire. Devi fuggire. Hai le shockwave. Sì, lo so. A male estreme, estreme rimedi. Let's go. Ma... non la smette! Non la smette. Secondo me, il momento delle shockwave, 80 se ce la fa. Tanta roba! È morto. Oh, ma che cos'è? Secondo tentativo. Ci sei, bro, sei carico questa volta. Corso sì. Finalmente un posto serio. Corso commercio, anche se è un po', diciamo, me safe. Te. No, ma non è vero, io ho consigliato. Ragazzi, i posti attualmente più completi e dove si fighta sono Borgo Bislacco, il dominio di Doom e Stark Industries. Ragazzi, sono di nuovo in 31. 30 nemici, non ha incontrato nessuno. Cosa sono queste lobby pubbliche? Le lobby pubbliche stanno diventando noiose. Tante persone. Ma è incredibile, puoi rifullarti comunque. Cioè, neanche uno a corso commercio. È incredibile. Però, Luke, però, dai, prima si. Poi gli consigli corso commercio. Ma un posto serio, Luke. Ma fa di... vabbè, Shane. Cioè, guarda, ci tira indietro, Shane. È vero che l'ha detto ragione, lui. Hai ragione, è stato proprio lui. Beh, lo dice pure lui che dai, è del tuo team. Non è vero. Eh sì. Comunque facciamo come prima, provino. Facciamo finta che sia un provino. Finta sì, però, Facciamo finta. Finta. Allora, attenzione, bro. Finta. Le domande le abbiamo già fatte. Tu quindi sei più forte del team SJ?
Boh. Ma aspetta, una cosa importante. Ma non ti senti più emozionato? Perché ti sto aspettando io. Cioè, un team serio, il capo di un team serio. Non ti senti più emozionato? Quello un pochino. Vedi? Perché di solito ti spetta. Ti spetta Luke, che è il capo. Cioè, capo. Capo. Parliamone. Sono arrivati gli ex, sì. Cosa? Gli ex comunque. Vedi, Luke, gli ex. Però ci starebbe bene, secondo me. Ma anche come content, secondo me, Shane. Ex Shane, gli ex Shane. Mamma mia, ci sta benissimo, bro. Fa schifo. Cosa? Ci sta. Però di la verità, exclusive. Shane ci sta bene un pochino, dai. Il nome. Sì, ci sta. Lo dice anche lui, Luke. Qua non vuol dire niente. Lo dice così, perché. No, è così per dire. È per dire, cioè, lo dice perché gli fa piacere. Cioè, nel senso, ci si vede bene con quel nome. Ci si vede. Però è così, tanto per. Sarebbe un sogno. Però lo dice. È quasi meglio. Vedi. Cosa? No, però va bene, ma tanto è SJ. Cosa? SJ. Cioè, SJ. Sì, okay. Bro, però smettila di fightare tutti. Cioè. Poi non riesco a starci dietro col commentary. Luke, dammi una mano, troppa gente, non riesco proprio, non ho dormito. Sta pushando il taxi, attenzione. Fra, la Lamborghini, attenzione, la Lamborghini la prende in pieno, incredibile. Kill, fra, come ha fatto? Il 360. Come ha fatto? Gira destra. Cioè no, ci sta proprio bene negli ex. Dopo tutte le kill di Shane, naturalmente sono rimasti soltanto in 16. Ma non c'è nessuno. Quante ne hai, bro? 15? 16? Non sì, ho contato. 15, non ho trovato. 15? Ma cosa? Luke, quante ne ha? Ne ha 15, 16. Sì. Appunto, cioè troppe, bro. Poi non possiamo vederle perché stiamo in guarda, però le ha fatte. Ancora il pompa bianco. Ma puoi bianco. Potenziarlo, costa pochissimo. Sì, costa pochissimi mazzi. Pochissimo costa, shit. Non è mo tu Luke dici costa pochissimo perché c'hai soldi con YouTube, Twitch, e quindi fai costa pochissimo. No, la gente se li suda i soldi, vero Shane? Il materiale. No, esatto. Sì, va bene, è arrivato. Un elicottero, attenzione, primo nemico. Aspetta che ho tutto l'audio buggato. È di qua. Dov'è? È un pesce. Bro, pescalo. Attenzione, Shane, il pesce. Un pesce un po' strano. Si è lanciato il pesce, bro. Eccolo là, puoi fartelo. Te lo fai. Attenzione, che mi recre. Bro, questo è un colpo degli ex, vero? Puoi confermare? No, il colpo degli SJ perché. Colpo SJ di che? Shane. Colpo di che? Non ho capito. No, c'è un po' di interferenza. Cosa hai detto, ex, Luke? Cosa? No, comunque Shane, a parte gli scherzi, poi ci sentiamo dopo. Guarda, ci sentiamo dopo per metterci d'accordo un pochino. Anche per quanto riguarda Luke, ma siamo amici? Ci possiamo organizzare per uscire, scusa? Che vuoi? Cioè, ragazzi, sempre in mezzo, non ti invito più. Cioè, non ti invito più, Luke. Comunque dopo ci organizziamo, bro. Gli ex offrono anche un pranzo. Bro, pure una cena. Poi ci facciamo una cena. Shane, ti ricordo che al Games Week non mi andava più un booster e te l'ho lasciato. Fra, ma ti fai trattare come un cane. Cioè, ha lasciato. Cioè, praticamente. Io lo do al cane. Cioè, Luke. Ma veramente. Era uno dog. Era uno dog. Cambia. Io gli avevo offerto tipo il caviale. Gli ex offrono il caviale, bro. Offrono cene prelibate. Però dai, poi ci mettiamo d'accordo senza Luke. Ci mettiamo d'accordo senza Luke perché veramente mi sta stufando. Dice, poi ci mettiamo d'accordo per la cena, bro. Per la cena aziendale. Cioè, ci concordiamo. Sì, per l'accordo. Per l'accordo, per il contratto, cioè, capito? Parliamo del contratto e tutto. Comunque, verso le 21, cena lavorativa, bro. Sì, ci sta. Ok, perfetto, perfetto. Lavorativa di cosa, prima? Lavorativa, bro. Hai detto tra amici prima, adesso lavorativa. Tu devi capire che abbiamo accordo. Allora, io con Shane mi ci sto organizzando da un bel po', perché vogliamo tutti e due andare a lavorare al Mac, bro. Quindi stiamo un attimo. Esatto. Al McDonald's, okay, bellissimo. Allora datemi un panino, grazie. Un panino? Ah, addirittura ci tratta così. Cioè, No. Il panino, dateci il panino. Comunque, no, a parte gli scherzi, Luke, ti devo dire la verità. Oh, che mira! Attenzione, ragazzi! È sprecato nel tuo team. No. È sprecato. Ma cosa sprecato? Cos'è che mi ha fatto cadere? Non lo so, bro. L'edit, probabilmente. No, non pensare a Luke. Se pensi a Luke, poi cadi. Pensa a me. Pensa a me, pensa agli ex. Ok, vediamo. Oh, prova la hit! Prova un prefire, non va. Purtroppo l'avversario non sembra essere male, Non sembra essere male, quindi ti devi concentrare, bro. Lo sta distruggendo meccanica. 24. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che acquisto che abbiamo fatto. Che acquisto che abbiamo fatto. Che acquisto. Bro, la macchina mi sono comprato oggi. Cioè, io ero felice per la macchina, bro. Che acquisto, cioè, capisci, in famiglia. Hai capito? Esatto. No, cosa pensi? Perché, cioè, ragazzi, ditemi se. Ho capito male. Sono 6 volte che capisci male, porca miseria. Basta. Che è quella cosa? Bro, a quanto pare, non lo so. È Tony Stark. È Iron Man, Tony Stark. Vai, Shano, distruggilo. Ma quanto è forte il suo potere? È il raggio di Iron Man. Ah, c'è un elicottero. C'è un elicottero che sta puntando te. Sono sicuro di ciò. Sta buttando giù l'albero. Sta buttando giù, ragazzi. Ma come gioca? L'elicottero sta venendo.
Lo sapevo. È andato. Puoi anche picconarlo. Per quanto mi riguarda, non lo vuole picconare. Non lo vuole picconare, non vuole rischiare. GG, bro, GG. Voglio ma chi l'è andata? Dei materiali. Oh, attenzione. Attenzione, secondo fight, secondo fight. Lo vedo abbastanza carico. Da quando gli ho detto, cioè gli ho inviato il contratto, ha letto cosa c'è dentro. Vedi come si emoziona. Bro, cosa, no, è del McDonald's. No. Oh, mamma mia, oh. Cioè, non ho posso capito. Spaventarmi? Fra, ma spaventarti di cosa, Luke? Comunque c'è un posto in ex come commentatore. Luke, se ti va. Bellissima hit. Hai capito, Luke? C'è un posto in ex come commentatore. Vai, ma anche come content. In adesso, no, ce l'hai te. Mamma mia, ragazzi. Ora devo inviare l'audio al gruppo per forza, tra un pochino, Per forza. A che gruppo? A che gruppo? Che significa? Fra, c'è un gruppo musicale. Fra, basta, io suono la chitarra, c'è un gruppo musicale. Ma fuori contesto. Cosa fuori contesto? Gruppo per le cuffie, per le cuffie. Per le cuffie, bravo. Perché? Perché? No, fra. Ah, Luke, fai troppe domande. Fai troppe domande, Luke. Sta volando. È bianco, è pazzo. Pushare così. Non sa chi ha davanti. Un nuovo membro degli PSG. Ehi, fra, no, no. Fra, non ho dormito, non riesco a parlare. Te l'ho detto. Volevo dire SG. Capisci? Cioè, ma ti pare che io vada a rubare i player degli altri team, ma ti pare? Cioè, sì, esatto. Cioè, ti pare? Smettete di avere questa tosse strana. Fra, gira l'influenza. Usciamo insieme per parlare di lavoro. Ce la siamo presa tutte e due. Ci siamo attaccati, sì, esatto. È così. Taxi! Taxi! Vai, vai, vai. Fra, dici che lo riesco a prendere? Secondo me sì. Taxi! Ok, bro. Ce lo fai? Fallo ballare, fallo. Ok, perfetto. Vediamo dove ti porta. No. Ma è sceso, ma che taxista è? Buono, buono. Ok, ottimo, rimane in safe l'avversario. Deve... Oh, l'ha distrutto, non ha più. Non ha più scudo, non ha più shield. Può buttarlo giù? Pushi? No, no, è buttato giù. L'avversario si deve curare. Non ha né shield né vita. In realtà sì, la vita là perché toglie poco questa safe. Però la riput... Ma è tuo, bellissimo! Oh, con quale velocità! Mia. Comunque, la... Prendi il cecchino, bro, ti prego. Sì. Ok, comunque... Giusto perché, ragazzi, è un provino. Sì. Omaggio a me, giustamente. Sì. Finto, finto. Cos'è finto, Luke? Hai detto un provino finto? Cosa? Ah, sì, ovvio. Ah, sì, certo, no, non capivo. Provino finto, hai detto. Guarda, guarda, se... Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Sì, sì, no, sì, no, ma sei già ex. Aspetta, ma lo sono... Ah, appunto. Luke, Shane! Cosa? Cosa? Dove sei tu? Qua, a casa sua, a giocare Fortnite, scusami. Un altro, eccolo, vai. Ecco, ecco un altro. Comunque l'età è giusta, L'età, quanti ho? 16 anni, no, avevi detto, bro? Luke, quanti anni ha? 16, 17? Sì, deve fare. Ok, no, ma è l'età giusta, guarda, quasi tutti i membri del team degli ex hanno questa età, quindi è perfetto. Cioè, sì, è proprio... sì, è perfetto per gli SJ. Fra, cioè. Fra, ma io sto dicendo un'altra cosa, ma perché devi mettere sempre... Oh, guardate, cioè, c'ha manie di protagonismo. Cioè, sto dicendo... Ma sei tu sto che parli degli sto facendo un sondaggio sull'età media dei player che giocano a Fortnite. 9 nemici, quante kill hai, bro? 3. 3 kill, ok, intanto abbiamo l'audio al gruppo. Raga, comunque nuovo membro, tanta roba. Più che altro pure per il content, molto bravo a parlare, a fare i video, quindi tanta roba. Mamma mia, vediamo cosa rispondono. Chi è? Cosa hai detto? Che sei di? Chi parli? Chi è il nuovo membro? Ma che ti frega a te? Ma che, cioè, è pure Mario Impiccetta. Cioè, si impiccia pure. Però abbiamo trovato un player forte, bravo. Ti devi impicciare, oh, basta. Cioè, ragazzi, io non lo sopporto più. Che ti dici a casa tu mamma? Ma scusami, ma parli del nuovo membro, stai giocando con Shane. Vabbè, ma che c'entra? Era un momento di niente, sta valutando, si sta facendo il medico e te ho inviato l'audio. Ma scusa, vedo parlare sempre di Shane, di te, del team tuo. Cioè, marca miseria. Ragazzi, io non lo facevo così, Luke. Vi giuro non lo facevo così. Ma 144. No! Ok ragazzi, ci siamo, il provino non è andato benissimo, però per fortuna l'ho visto giocare in altre occasioni. Il problema è Fortnite, e poi il problema sono state anche le cuffie, perché lì si era buggato un po' il tutto. Comunque, Shane, ci sentiamo su WhatsApp. Sì, il contratto te lo invio dopo, tranquillo, i miei membri sono tutti felicissimi di averti nel team. No, 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 cosa è il contratto? Comunque sono felicissimi di averti. Un altro content player, tanta roba. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del nuovo Yex Shane. Quindi, mamma mia. No. Non è. Io vado a cambiare nome intanto. Vai, vai, Shane, no, puoi cambiarlo. Luke, no, era. È andato a cambiare nome. Luke, mi dispiace. Luke, mi dispiace. Lo so, era brutto dirtelo. Infatti, abbiamo voluto dirtelo in questa maniera. Cioè, farti entrare, no, farti credere che. No. Bro.
per forza, mi dispiaceva dirtelo. Lui non aveva coraggio perché ti vuole bene. A me mi fai tenerezza. E quindi ho detto: no, poverino, perdere Shane, no. Quindi, bro, mi dispiace. È così, no. Fra. Questo potrebbe essere uno stimolo per migliorare il team, Luke. Se la gente se ne va, sì. Cioè, è uno stimolo per non fidarmi più di nessuno. Dai, cosa? Io me ne vado, raga. Ciao. Ma bro, aspetta, non quitta Discord. Oh, Luke, oh. Te la sei presa male? Sì. Ma seriamente? Sì. Shane. Sì. Che facciamo? Cioè, non lo so, io ormai volevo firmare. Bro! Luke! Sì. Luca! È un troll! È un troll! Ti abbiamo trollato! Sì, mi sono vendicato! Mi sono vendicato! Io raga! Lo sapevo, Shane non poteva fare! Luke, voglio entrare negli SJ! Sei ammesso, però ti Frano! Prima il provino, ok.